Quali sono le sue impressioni, mister, dopo questa amichevole? Ha visto quello che avrebbe voluto vedere? La squadra un po' più indietro? Quale pensi? Sei ironico? No, assolutamente, non ho visto, però sono anche consapevole che è normale passare per questo periodo per due ragioni, perché una è che abbiamo lavorato tanto, i gambe sono pesanti, che si è visto veramente in primo tempo, cioè proprio che non vanno, secondo quando cambi il modo di giocare, cioè i giocatori hanno bisogno un po' di tempo di assimilare le cose con l'allenatore, fanno tutto un po' rallento. Io oggi sono uscita secondo me tutte le difficoltà che per me sono comprensibili, che anche in passato le ho passate tante volte. E lì, al netto di tutte le difficoltà, qual è la cosa che magari sperava di vedere, insomma, diversamente della sua squadra, magari l'aspetto in cui pensava di essere un filo più avanti? Ma veramente su tutto, cioè non c'è una cosa da... Magari il secondo tempo un po' meglio, la circolazione era un po' più veloce, hanno fatto cose con più dinamicità e poi hanno sbagliato tanto tecnicamente. Invece il primo tempo, cioè, salvo poco, no? Cioè, nel senso, sia in fase difensiva sia in fase di gioco abbiamo fatto non bene. Salverei veramente poco di questo, però come ho detto è per me normalissimo che c'è che capitano queste giornate all'inizio, che sono 7 giorni che lavoriamo, che il giocatore comunque deve abituarsi adesso a quello che chiedo io e quello che faceva prima, che c'è un po' di confusione, per cui è normalissimo, però ripeto, cioè, ho visto poche buone cose. Mi spiega un po' anche le scelte, un po' nel primo tempo magari Zaccagni e Bessa un po' più stretti, ne hanno messi due dietro la punta, nel secondo erano un po' più larghi gli esterni, anche per vedere quali sono le soluzioni poi di questa squadra. È normale, quando gioca Bessa è una cosa lì e un'altra, sono caratteristiche dei giocatori, o quando gioca Zaccagni, quando gioca Lubo, Tupta è un'altra cosa, perché questo è più attaccante, questo è più centrocampista offensivo, diciamo. È normale che cerchi di aggiustare un po' cose su questo, ma sono piccolezze, diciamo, poi dipende dalle squadre avversarie come vogliamo affrontarli, e io uso i giocatori che penso che possano fare meglio. Le sono piaciuti Zaccagni e Bessa sulla stessa linea, magari così Verona è un po' più imprevedibile, chiedo. Un po' più imprevedibile. No, l'idea è trovarli tra le linee o che attaccano a profondità, perché tutte e due hanno capacità di giocare bene, cioè Bessa in un modo, Zaccagni più con gli strappi, in mettere in difficoltà squadre avversarie, cioè posizione a volte era anche giusta, però veramente controllo della palla, posizione del corpo, si faceva tutto a rallento e così è difficile, cioè, di fare cose buone. Parlando di numeri, mister, è giusto dire che la sua Verona gioca con un 3-4-2-1, quindi difesa 3, centrocampo a 4 e dopo può variare sulla tre quarti e sul fronte d'attacco la sua squadra? Ma sì, più o meno, poi a volte ci alziamo un quinto, un po' di più, altro rimane un po' più basso, però cerchiamo di aprirsi sempre in questo modo, no? Poi dipende di cosa abbiamo noi in attacco per sfruttare le caratteristiche. Gambe molto pesanti, lei abbina molto pallone, ma soprattutto una preparazione atletica molto importante, adesso bisogna mettere benzina nelle gambe. Non è che si mette benzina nelle gambe, cioè secondo me è un lavoro dove tu riesci comunque a alzare valori aerobici pian piano, è normale che paghi, specialmente per giocatori che non l'hanno mai fatto, però sono convinto che questo tipo di lavoro ti porta, cioè in passato mi è andata così, che ti porta di stare bene e poi col lavoro tutto l'anno a mantenere ottima forma. Radunovic è solo l'ultimo arrivato in casa gialloblu, ho visto parlarla molto spesso con il direttore sportivo Tony D'Amico, non le chiedo ovviamente cosa vi siete detti, di sicuro avete parlato di mercato, però le chiedo cosa manca ancora al suo Verona. No, veramente abbiamo idee chiarissime, cioè, questa settimana è servita veramente tanto di vedere caratteristiche dei giocatori che li conoscevo però non da vivo, e in questo momento dopo 7-8 giorni abbiamo proprio idee chiare quello che vogliamo, lui lo sa quelle caratteristiche che ci vogliono e cercheremo di fare il meglio, normale che non abbiamo possibilità, cioè degli altri che arrivi paghi non so tanti soldi, però abbiamo idee chiare, secondo me faremo bene. Fondamentale avere la simbiosi, l'unità di intenti tra allenatore e società. No, fino adesso vi devo dire, cioè, che è tutto perfetto, cioè, sappiamo chiari quello che possiamo fare, quello che possiamo pagare, e idee sono chiarissime quello che dobbiamo fare, per cui adesso bisogna realizzare le cose che vogliamo al miglior
miglior possibile, no? Trovare gente e non sbagliare. Cioè, è importante che quando prendi qualcuno che non sbagli. Ultima per me, è giusto che i tifosi del Verona pensino che nel prossimo ritiro, quindi quello in Austria, ci sarà una scrematura dell'attuale rosa? Cioè, sì, pian piano che cominciano anche a vedersi le cose, no? Da fuori, quello che ci vuole, quello che si fa, è normale che man mano ti avvicini, faremo noi i nostri giudizi sui giocatori, che come ho detto abbiamo già abbastanza chiaro, e poi andiamo normale, sentire la rosa, creare un ambiente di lavoro ottimo, che siano 22 ragazzi che sono pronti di dare tutto. Le chiedo un'altra cosa, quali sono, mister, gli identikit che vorrebbe ricevere prima in ritiro per cominciare un po' a lavorare con la sua idea di calcio? No, cioè per me è importante che non sbagliamo, sinceramente. Cioè, abbiamo preso giocatori che secondo me in questo momento per lavorare c'era da prendere, specialmente difensori, siamo andati su centrocampo, e dobbiamo fare, che sono contento con tutti gli acquisti, che dobbiamo fare scelte giuste e non prenderci del nervosismo e sbagliare. Poi è normale che ogni allenatore dice no, voglio tutti pronti per lavorare, per schemi, perché poi devi ripetere le cose, però anche è importante che una squadra come noi non sbaglia sicuramente le scelte, perché poi sono definitive, non è che poi giri, no? L'ultimissima anche per me, Veloso e Badu assieme, si combinano bene, è quella la sua idea, mettere magari uno più creatore di gioco, l'altro più incontrista, quell'equilibrio che serve, vero? No, hanno le sue caratteristiche, però penso che sono tutte e due, al di là di oggi che erano veramente affaticati, tutto così, però sono giocatori che fanno tutte e due fasi, magari Velo sicuramente ha ancora più di tecnica, Badu ha più dinamicità, Badu sicuramente migliorerà anche ora tanto, per cui c'è un centrocampo buono, anche devo dire che oggi Anderson comincia a fare cose giuste, ha una posizione che per lui è nuova, però la vedo che comincia a capire quello che si vuole, e che oggi per esempio se c'è una cosa che mi accontenta è la prestazione di Anderson.